Anzi, con l'Europa, come ti ha detto, che non l'ho visto bene. Chiederemo a Fitto di insistere in Europa sul mercato tutelato. Sono contenta che dopo la conferenza stampa del Partito Democratico Salvini si sia accorto che il governo abbia detto no alla proroga del mercato tutelato, che è necessario per proteggere 5 milioni di famiglie che rischiano di vedersi le bollette ancora aumentate. Mi chiedo dove fosse ieri durante il Consiglio dei Ministri, che ha deciso di non prorogare e di far partire le aste. Come abbiamo detto stamattina, se partono le aste è troppo tardi per tornare indietro, quindi speriamo che alla luce di questa anche dichiarazione il governo si fermi ancora in tempo per fermarsi. Questo è l'auspicio del Partito Democratico. Grazie. Buon lavoro.